Questa è la Kipran KD900X e rappresenta l'oggetto del desiderio e sicuramente più chiacchierato per tutti coloro i quali volessero utilizzare una scarpa con piastra in fibra di carbonio, non l'avessero mai provata e di fatto non volessero spendere tantissimi soldi. Ma quali sono le ragioni per comprarla? Le raccomanda un amico da 1 a 10 e soprattutto quale dovrebbe essere questo amico? Ecco comunque le 10 cose che ho apprezzato di più di questa scarpa nei prossimi 10 minuti e soprattutto le 3 cose che mi sono piaciute un po' di meno. In primo luogo sicuramente il peso. Nella taglia US 9 pesa 230 grammi, anche se i francesi preferiscono la numerazione europea, quindi nel 42 pesa 225 grammi, non si sente per nulla al piede e credo che comunque scompaia correndoci non soltanto per pochi chilometri ma anche per un lungo, così come abbiamo fatto durante il weekend. E per chi se lo fosse perso, una scarpa di 37 mm nel tallone e 29 mm nell'avampiede, drop 8, sicuramente non una scarpa estrema e di conseguenza potrebbe essere utilizzata, ma guardate la parte successiva del video, per una quantità più importante di podisti amatori. In secondo luogo, ho amato la mescola che Kipran chiama V-Foam. È una mescola che è utilizzata da un'azienda, Arkema, che produce anche per altri marchi sicuramente più famosi, ma com'è esattamente questa mescola? Non è morbida come una Vapor, per dire, non è dura come una Pro 2 di Adidas, secondo me sta nel mezzo. Devo dire che come sostegno mi è piaciuta. Quello poi lo devi fare te con i sensori, non mi sembra neanche di cedere troppo, quindi fondamentalmente a riti da 4,15 in giù aveva un buon sostegno e una buona risposta. Verso il 20° chilometro avevo voglia di spingere di più e quindi anche la scarpa, secondo me, il suo l'ha fatto, perché se no arrivi che sei stanco. L'intersuola, secondo me, è comunque morbido ma non troppo. Reattivo, secondo me, sì, assomiglia molto a quello delle Pro 3 di Saucony, per dire. Se dovessi dare una terza ragione per l'acquisto, sicuramente direi il battistrada, che credo che una scarpa di questo tipo sia fondamentalmente il migliore mai provato, non soltanto per chi appoggiasse di avampiede dove c'è una generosa quantità di gomma, ma anche per chi corresse di tallone, visto che in effetti nei punti più strategici è a disposizione anche lì una quantità importante di gomma. E mi ha colpito tantissimo è stato il grip su pista bianca, è davvero bello, perché sentivo la scarpa sicura e mi sentivo sicuro anch'io correre su pista bianca, ho sentito proprio che andava. In quarto luogo, la scarpa è molto dinamica, l'azienda Kipran parla di circa il 20% di dinamicità superiore rispetto alle scarpe classiche, anche i miei sensori ne parlano bene, chiaramente però dipende molto dalla vostra biomeccanica di corsa e tra qualche minuto comunque un piccolo difetto. Allora, mi è piaciuta perché è comunque dinamica, vediamo, adesso la testerò ancora meglio, ma si sente che è una scarpa bella dinamica, voglio vedere fino a che punto può arrivare. Io adesso voglio provarla su un medio 3,15, voglio vedere portata a 20-22 km come si comporta a quel ritmo lì, se faccio fatica a spingerla o mi accompagna. Inoltre anche il puntualizzatore concorderà con me, la qualità dei dettagli di questa scarpa Kipran è migliorata significativamente, al punto tale che secondo me rappresenta la migliore di quelle finora fatte dall'azienda francese e soprattutto a livello di tomaia abbiamo apprezzato il fatto che non ci sia nessun punto di sfregamento ed è stata molto amata dal pro depolista. Direi che la fattura è davvero bella. La scarpa della Kipran un po' di anni fa peccavano in bellezza e in finiture, devo dire che questa qua è rifinita molto bene. Tomaia mi piace proprio tanto, è semplice ma efficace, direi così. Al piede l'ho sentita molto bene. Anche i lacci, che in una scarpa da gara o da allenamento intenso e di solito sono criticabili, si dimostrano all'altezza. Devo dire, non la metto tra le 5 cose tanto per, ma la metto perché ci credo, sono i lacci che non si sono slacciati in 34 km. Ho fatto un doppio nodo senza neanche starli troppo a guardare. Devo dire che non mi hanno dato problemi. Non si sono mai slacciati e anche la lacciatura in generale è molto buona. E voi vi chiederete, a livello di numero, come calza questa scarpa? Siamo qui apposta per raccontarvelo. E anche lì, allora, io consiglio stesso numero ma utilizzare delle calze fini, perché ho usato una calzetta un po' più spessa e sentivo il piede un po' troppo compresso, però
devo dire che con una calzafine secondo me vestono perfette. Un altro aspetto positivo non necessariamente verificato in pratica perché non siamo ancora arrivati a 1000 km è la durata della scarpa stessa. Dal mio punto di vista abbiamo visto che in un esperimento legato a una mescola molto molto simile abbiamo in effetti notato che la durata fosse comunque importante. Casa madre diceva 1000, allora ci siamo parlati un po' io e Max, sicuramente non sono 350 km ma sono ben di più, 500-600 km per avere comunque buone prestazioni, conta che la piastra in carbonio è abbastanza leggerina e però c'è tanta schiuma e queste schiume qua si consumano poco, quindi per cui 500-600 km per me. Poi si è sempre lì, se dobbiamo arrivare a 1000 km secondo me si può, però su dei lavoretti tipo dei fartlek o dei progressivi, quindi dove non sto a guardare la prestazione o l'orologio al secondo, quindi se devo farmi qualche lavoretto senza infame senza lode secondo me dai 600 ai 1000 km van bene, se no dai 600 in giù per gli allenamenti prestativi. Inoltre, da non sottovalutare il fatto che la scarpa si sia rivelata davvero stabile, sono stato dietro ad Andrea, ma solamente perché non sapevo dove andare, per 2 ore e 20 in questo famoso lungo che lui ha definito lento, e ho notato che assolutamente Andrea non avesse ceduto nemmeno in un singolo secondo durante la sua corsa. Ho anche apprezzato i piccoli cuscinetti che si trovano sul tallone che consentono, old trick, non sicuramente di Keep Run, di avere il piede particolarmente coccolato. Infine, questa non è sicuramente una sorpresa, la scarpa, come ho già mostrato nel reel, è molto flessibile, cosa che la rende particolarmente adatta a tutti coloro i quali la volessero utilizzare non soltanto in gara, ma anche per allenamenti intensi. Ovviamente una scarpa da gara dovrebbe essere molto molto più rigida e di conseguenza questo è al tempo stesso il primo dei principali difetti. Ma vabbè, l'hai fatto già te nel reel, si piega molto, ma te l'ho detto, poi in corsa mi sembrava molto che avesse un buon sostegno, quindi è flessibile in tutto, però devo dire che dopo la sento bene al piede, che mi dà sostegno e mi fa spingere, quindi sì, è flessibile, però dopo c'è tanto sostegno come se non fosse flessibile, quindi forse è un pro. Devo capire davvero se la piastra in carbonio così più sottile, perché immagino che sia più sottile, perché a fletterla così si pensa quello, se può dare un ritorno davvero di energia in più come le altre su dei ritmi importanti. In secondo luogo, la scarpa ha una conchiglia minimalista e questo, soprattutto per le corse lunghe, potrebbe essere davvero un problema. E l'altra cosa che mi ha dato un po' di problemi è stato il tallone sul lungo. Devo dire che è stato un lungo lento, forse era un po' azzardata la scarpa. Io ho detto che per me la scarpa per i lavori maratona, quindi anche 30 km ma fatti con dentro delle variazioni sempre spinte. Noi oggi abbiamo fatto il lungo lento e quindi magari questa cosa è un po' falsato. Sicuro avrei forse messo qualcosa di più nel tallone. E come detto all'inizio, a chi consigliamo veramente questa scarpa lo lascio dire al pro depodista. Secondo me è una scarpa sicuramente top per gli allenamenti forti, per le gare secondo me chi si sente poco protetto con una Vapor potrebbe provare questa, perché comunque ha sicuramente più sostegno, prestativa comunque tanto, quindi niente, la consiglio a chi deve provare a fare dai 10 km, ma secondo me fino anche alla maratona tranquillamente, con dei ritmi abbastanza importanti, direi dalla maratona, sulla maratona dai 4:30 in giù, mentre sulle altre gare secondo me possono dare il meglio di loro stesse sotto i 3:30. Non che sopra non vadano bene, ma sotto i 3:30 secondo me è top. Da valutare anche lì il prezzo, che non è male per niente, il prezzo di lancio. Se pensi che è una scarpa che davvero ti dura un anno e mezzo, ora lo so che a te non piace che faccio i discorsi di prezzo, però non è banale. Prima di concludere la mia recensione, sicuramente è fondamentale per tutti coloro i quali fossero arrivati fin qui sapere che il vero dilemma è se scegliere una scarpa dell'anno precedente, una scarpa da gara, oppure questa scarpa che potrebbe essere utilizzata non soltanto per le gare ma anche per gli allenamenti. Per gli allenamenti faccio fatica a pensarne qualcuna di meglio,
e per le gare comunque secondo me hai un ottimo prodotto a un prezzo contenuto, quindi secondo me ne vale più che la pena prenderla già subito per farci le gare. Lascio a voi la scelta, chiaramente tutto dipende dal vostro modo di interpretare la rigidità della scarpa stessa. Penso che una piastra con fibra di carbonio come questa sia un po' più sottile e di conseguenza questa cosa potrebbe non piacere o storcere il naso a tutti coloro i quali volessero la prestazione estrema, ma al tempo stesso la consiglio a tutti gli amici che volessero utilizzarla più a 360 gradi e magari correre velocemente. Dato però che ci sono una miriade di scelte, ovviamente dipende molto dal prezzo a cui questa scarpa sarà venduta e dalle offerte che ci saranno nei prossimi mesi. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, come al solito io vado a Rumi & Coffee, ciao!